Cari amici, eccoci al nostro appuntamento settimanale. Vorrei fare oggi soprattutto qualche considerazione sul tema della vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, che mi pare il tema più delicato su cui riflettere oggi. Il dato nazionale del contagio Covid è questo: abbiamo ormai in Italia oltre 15.000 positivi al giorno, registriamo un tasso di mortalità che varia dagli 80 ai 100 decessi al giorno. Questo è un dato grave. In Campania abbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità pauci sintomatici o asintomatici, senza particolari problemi, ma 1.327 positivi. Abbiamo un'occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni. Qual è il problema? Il problema è questo: che quando arriviamo a numeri elevati di positivi, anche se questi positivi sono asintomatici, quindi non presentano patologie particolari, ma quando i numeri diventano così elevati, quello che salta è il tracciamento, cioè l'indagine sui contatti che ogni positivo ha avuto per cercare di frenare la diffusione del contagio. Se hai 100 positivi, puoi fare magari 1000, 2000 rilevazioni sui contatti che ha avuto ogni positivo, 10, 15, 20 persone che hanno avuto contatti. Se i positivi sono 1300, 1500, il tracciamento diventa sostanzialmente impossibile. Faccio ancora appello in questa situazione ad evitare assembramenti anche privati, feste, controfeste, lo dico anche in vista del Natale, del Capodanno. Così come invito i sindaci a fare valutazioni di grande prudenza in relazione alle feste di Capodanno. Se la situazione rimane quella di oggi, decideranno nella propria responsabilità le singole amministrazioni comunali per le feste pubbliche. È chiaro che l'iniziativa in piazza teoricamente può ridurre le feste private. La mia sensazione è che quando si fanno le feste in piazza, dopo la festa in piazza si fanno anche le feste nei locali, le feste private, per cui raddoppiamo le occasioni di contagio. Allora, noi ci stiamo preparando. Abbiamo avuto ieri una riunione dell'unità di crisi, domani mattina abbiamo la riunione di tutti i direttori generali. Avremo anche la presenza di alcuni presidi che inviteremo alla riunione, rappresentanti dei medici di medicina generale. Cercheremo di mettere in piedi una campagna di vaccinazione la più attenta, la più efficace, la più rasserenante per le famiglie e per i bambini. Ci saranno sicuramente dei padiglioni dedicati ai bambini nei centri di vaccinazione ordinari. Vorremmo fare qualcosa di più. Vorremmo lavorare soprattutto dentro le scuole per avere, come dire, giornate di vaccinazione per i bambini anche più leggere, gradevoli, come dire, stampare materiale che richiama le favole, i personaggi delle favole, dei cartoni animati. Dare qualche piccolo gadget, regalino ai bambini, creare un clima familiare, cioè dobbiamo anche avere la delicatezza, la sensibilità per creare anche un ambiente, un clima accogliente. Ce la metteremo tutta per fare questo lavoro, ma vi rendete conto che sono 400.000 i bambini da vaccinare e dopo 3 settimane di nuovo 400.000 richiami da fare.